detto che quelli hanno i verbali di Amara, ha detto che faceva il nome di Ardita un collaboratore. Va bene, ma in questo Peggiorato, collaboratore, in così. questo brogliaccio, in questa cosa che mi stai facendo vedere, per pura curiosità, ci sono altri nomi? Secondo me, lei, come presidente dell'antimafia, dovrebbe fare questa, soprattutto se ha un rapporto di antica confidenza con il dottor Davigo. Dottor Mieli, se posso rispondere, io posso avere tutta la confidenza di questo mondo con il dottor Davigo o con chiunque altro. A me deve essere detto quello che va detto in funzione della mia attività istituzionale. Se c'erano altri nomi su cui io non potevo e non dovevo essere messo a conoscenza, io non dovevo essere messo a conoscenza. Il vero problema è che si addensava nubi e nubi importanti su un consigliere del CSM e soprattutto su uno dei magistrati antimafia più importanti Ecco, della le nostra faccio una domanda. tradizione. Lei ha interrotto i rapporti con Ardita? Le ha chiesto di interrompere i rapporti Assolutamente o no? no, assolutamente no. Anzi, a mia precisa domanda, il dottor Davigo mi suggerì di usare prudenza, ma non di interrompere i Prudenza. rapporti. Io Prudenza, però continuo. scusi, con uno che un collaboratore dice che è legato a un gruppo massonico, prudenza, come la Prudenza perché traduce? dice Prudenza così. significa che se io devo presentare, ad esempio, il volume pubblicato dal dottor Ardito o dal dottor Di Non Matteo farlo. su altre questioni, io posso tranquillamente farlo, anche perché, e qua spezzo una lancia a favore dell'argomento prodotto prima dal dottor Mieli. In Italia forse la cosa più vergognosa è che si avviino indagini alle calende greche e nel 2031 d.C. ancora si sia in Sì, attesa ma dell'esito perché ci sono? Perché delle Mieli ha detto una cosa forte. Insomma, bisognava velocizzare sta roba. Questo la dà Davigo, sta roba sparisce, sta nei cassetti. Di Matteo, dopo un anno, deve tirare fuori lui la roba. Vabbè, Perché? due Che notazioni metodo è? importanti. È un Che metodo, metodo è? Dossieraggio, come dice Di Matteo? e questo adesso andrà verificato nelle opportune sedi. Non è la prima volta che accade. Purtroppo ci sono delle indagini che si svolgono non nelle aule penali, ma spesso le informazioni vengono utilizzate per colpire ora questo, ora quell'altro avversario. E questa mi sembra che è una storia che si inserisca proprio in questo penale. Al No, netto, io escludo che scusate, siccome voglio dire io escludo che Davigo abbia fatto un dossieraggio, no, io non dico dossier, no, no, io sia chiaro, lo dico, dica allora, chiaro e che io tondo, dico no. escludilo pure tu, Lo Daniele. escludo assolutamente anch'io, Intanto, però però la lo dico, domanda è no, però lecita. fate, fa, allora, E lei ci dà un anno che sta nei cassetti, voi scusate. scusate, allora, una cosa voglio dire, purtroppo ci Siccome sono delle notizie, delle informazioni che spesso non rimangono confinate solo ed esclusivamente nella disponibilità di chi è titolare del fascicolo, ma escono fuori. I nomi girano, girano tra i giornalisti, girano tra i Scusi, ma magistrati, è normale, girano tra chi risponda a ha detto questo, è errori. normale che un fatto così grave che riguarda un membro del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui si dice sta in una loggia Io dico che non è massonica, è assolutamente. grave, io Io penso che dico che sia non è. grave, Io dico tenerla che segreta non è per un anno è grave, assolutamente. dire che non si possono fare vie ufficiali è grave Io perché si dico che è discredita la assolutamente. magistratura. Io dico che è assolutamente grave Un e attimo, che Auri. altrettanto non trovo Sì. invece grave che, ad esempio, il presidente della Comprendo. commissione antimafia parli con i Quello rappresentanti di una è corrente della magistratura perché i rapporti tra politica e magistratura ci normale. sono Amuri, stati per favore, e ci andiamo saranno con sempre. breve, veloce. Quindi, Comprendo il veloce. timore di Paolo quando dice non ho detto dossieraggio perché il dottor Davigo ha già detto che querela chiunque. Io volevo precisare prima che ho detto che l'utilizzo che lui ha fatto di quel nome, perché il solo nome di cui ha parlato di quei verbali, tra quei verbali, era perché aveva un problema con Ardita, come ha detto lei. Ma volevo aggiungere una cosa veloce. All'anno che è trascorso è successa un'altra cosa gravissima. Quando al dottor Greco, al procuratore capo, arriva la denuncia del Fatto Quotidiano che aveva ricevuto, lui assegna il fascicolo per fuga di notizie al dottor Stolari, che per me si indaga su se stesso, perché lui sapeva che quei verbali li aveva dati lui. Questo lo Un dovrà stabilire attimo, no, un un'indagine. attimo, no, questo è un fatto, non ci sono indagini da Ma fare. per No, vedere se era a ho detto, conoscenza dei non. verbali, non lo possiamo Ma stiamo stabilire. scherzando che? Ma Ma se il scusate, dottor Davigo ha gliel'ha detto che gliel'ha dato il dottor dati Stolari, lui. che stiamo a No, fare il quando gioco viene delle. assegnato il fascicolo al dottor Scusate, Stolari. adesso guardate, devo andare avanti. Ha Io indagato devo su se andare avanti perché c'è un'altra figura importante. Marcella Contraffatto, segretaria di Davigo al CSM. Secondo i magistrati, viene indicata come il corvo che ha inviato i verbali segreti ai giornalisti. Abbiamo cercato di parlare con lei e abbiamo parlato anche con suo marito, che è anche un ex magistrato, Danilo Lupi. Signora Contrafatto,
Scusi signora, le posso chiedere qualcosa su questa vicenda dei verbali? No, signora, ancora, mi faccio soltanto capire se ha mandato lei i verbali e se davvero le hanno trovato questa busta con 4.000 euro nel coso. Signora, può dirmi la sua? Io lo dico anche nel suo interesse, eh? Il suo interesse, diciamo, farci capire se è stata lei a inviare questi verbali, se aveva un motivo particolare. Lei è Marcella Contrafatto, funzionaria del CSM, sospettata dalla Procura di Roma di essere il corvo che ha diffuso i verbali che stanno avvelenando la magistratura italiana. Mi scusi signora, se le insisto, dica almeno se cosa pensa del giudice Davigo che ha definita goffa, no, nella sua, in questo suo tentativo di inviare i verbali preso ultra e poi di investigativa. Signora, se vuole, noi siamo qui, per qualunque cosa ci dice la sua. Il centro della vicenda è tutto qui, Palazzo dei Marescialli, sede del Consiglio Superiore della Magistratura. Qui aveva l'ufficio Piercamillo Davigo, a cui vennero consegnati i verbali di Pietro Amara in cui si ipotizza l'esistenza di una loggia coperta segreta Ungheria, e nello stesso ufficio lavorava Marcella Contrafatto, la segretaria accusata dalla Procura di Roma di aver diffuso quei verbali ai giornali e ad altri consiglieri. Quando Piercamillo Davigo va in pensione e lascia il CSM, la Contrafatto diventa segretaria di un altro consigliere, Fulvio Gigliotti. Non ho nessuno speciale rapporto di confidenza con la signora, che mi ha semplicemente informato della disposizione che aveva ricevuto. Lei ha detto di aver parlato con la signora Contrafatto e che i verbali le sarebbero arrivati per posta. Questo ce lo veniva detto. A lei non è sembrato un po' strano? Sì, certo, l'ho detto. Ho anche detto che è stato strano. Dottor Gallo, buongiorno. Qualche elemento in più ci viene, alla fine, da Fabio Massimo Gallo, compagno della Contrafatto, ma anche importante magistrato, oggi in pensione. Volevo capire soltanto che idea si era fatta di questa storia qui. Io non mi faccio nessuna idea, mica sono la differenza. No, però è chiaro che... La cosa strana che riguarda insomma la sua compagna è questa della, insomma, di aver recapitato questi verbali che erano qui. Questa è solo un'ipotesi investigativa, siccome è sottoposta al vaglio della magistratura, sarà la magistratura ad accertare chi veramente... La cosa strana che è lo stesso dottor Davigo ha definito goffa la signora Contrafatto, cioè detto, se fossi stato io non mi sarei fatto scoprire. Non ha definito goffa la Contrafatto. Un'intervista alla stampa. No, no, ha detto quel tentativo è stato goffo, ed è vero, perché mi pare che uno manda in quel modo. Se qualcuno vuole mandare un plico anonimo, va in redazione, lo lascia e sparisce, come facciamo per via adesso. Tutto qui. Sì. Quindi non è stata lei, questo mi sta dicendo. Abbiamo già dichiarato che non è stata lei. Sai qual è la cosa strana? Che Davigo che lascia... voi giornalisti sapete più cose di quante ne sappiano gli interessati, questa è la cosa strana. Non vuol dirmi almeno se è fiduciosa nella magistratura, la signora Contrafatto, come... Anche lei chiesto... ha mai sentito un indagato che dice io non ho fiducia nella magistratura? Beh, però... E quindi è chiaro che abbiamo fiducia nell'operato della magistratura.